Allora, oggi 7 luglio 2019 ci troviamo nei pressi del centro di Viggiano, Presso gli uffici dell'ENI, presso gli uffici dell'ENI. Rimini. È giusto a un anno di distanza della visita del ministro Costa che venne giusto un Ah, anno fa non farei per niente. A parlare parlare degli incendi boschivi. incendi boschivi. In quella circostanza presentammo un dossier. Tra i diversi argomenti c'era anche quello del centro di Viggiani e degli smaltimenti dei reflui che da questo luogo poi vengono smaltiti in diverse modalità, tra cui Cossa Molina e Tecnoparco. Nel frattempo abbiamo contezza della risposta di questi dossier che gli consegniamo, cioè qualcosa c'è No, stato risposta dal il ministro? ministro all'epoca ci disse non vi lasceremo soli, ma Costa non ha fatto niente, cioè ha fatto quel blocco bluff delle estrazioni a venire, però sull'esistente è tutto come prima. Infatti oggi siamo venuti qui perché onestamente ci siamo stancati del fatto che un'azienda a partecipazione statale non incontri le comunità locali, è una contraddizione ormai diventata offensiva oltre che insostenibile. Chiederemo, dopo le dimissioni che giustamente ha chiesto l'avvocato Giovanna Bellizzi poco tempo fa, di De Scalzi, chiederemo magari prima di dimettersi se abbia il buon gusto di venire a fare una giornata di pubblico confronto con noi, perché penso che tra un viaggio e l'altro, tra un'indagine ed un interrogatorio e l'altro sulle tangenti di ENI, penso che De Scalzi possa trovare il tempo per venire a confrontarsi con i quattro comitatini incompetenti della Basilicata, che purtroppo il cui lavoro sta trovando ampio riscontro da più versanti. E oggi siamo venuti qui perché ad ENI in questi mesi abbiamo chiesto un confronto. L'abbiamo chiesto all'interno del giornale diretto da Mario Sechi, Orizzonti Valdagri, che è un prodotto editoriale di ENI, dove si disegna una Basilicata stupenda, bucolica, perfetta, vivibile, eccezionale, e tutti i problemi vengono sistematicamente ignorati. E abbiamo proposto a Walter Rizzi, che è il project manager della Valdagri, col quale oggi abbiamo concordato la visita, di organizzare dei pubblici contraddittori con le associazioni. Questo non è stato ancora fatto e ci hanno costretto a ripiegare su questo evento organizzato da loro che si chiama Energie Aperte. E quindi oggi siamo venuti qui a vedere il COVA. Domanda. Ad Domanda. un anno dalla visita del ministro Costa, nel frattempo, nonostante qualunque assenza di risposta ai dossier che gli furono presentati, ci sono accaduti alcune vicende. In particolare c'è stato un arresto di un dirigente dell'ENI e si è aperta un'indagine per disastro ambientale. Sono state organizzate delle visite in questo centro di Viggiano. Vi chiedo, ma in queste visite sono state fatte, sono stati invitati e comunque si sono presentati spontaneamente i ministri, i politici, Ah beh, c'è stata la partecipazione della politica a queste visite. Allora. Allora, questo lo scopriremo. Sta di fatto che noi da normali cittadini abbiamo sollevato delle questioni molto importanti. La politica tutta sulla questione del disastro ambientale è assente. Dico tutta perché ricordiamo che i due ministeri più importanti per la questione, Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell'Ambiente, sono a guida 5 Stelle, l'uno con Di Maio e l'altro con il ministro Costa. Ora, domando a loro se sono consapevoli del fatto che il centro di Viggiano è soggetto è classificata industria a rischio di incidente rilevante, soggetto alla Seveso 3. Questo che cosa significa? Che la normativa è estremamente stringente per la potenziale estrema pericolosità. La normativa doveva essere così stringente che non doveva accadere l'ordinario come incidente, e invece è accaduto lo straordinario, una dispersione di petrolio che oggi sappiamo, sulla base della seconda indagine avviata dalla Procura di Potenza, acclarata e accaduta e sottaciuta per anni, che si classifica come disastro ambientale. Nonostante la rilevanza,
di queste ipotesi di reato, la politica tutta, lucana e non solo, tace. Noi abbiamo partecipato effettivamente all'assemblea degli azionisti dell'ENI e in quella sede, per Mediterraneo Trip, ho chiesto le dimissioni di Descalzi, proprio alla luce degli accadimenti, perché Descalzi negò la rilevanza della questione, cercò di ridimensionarla, nonostante sia stato poi smentito dai fatti. La politica tutta non chiede conto di questa mala gestione. È normale? È normale? Ora noi siamo arrivati qui e abbiamo visto che la messa in sicurezza, l'operazione di recupero del petrolio autorizzata in data 19 maggio del 2017, cioè 2 anni fa, continua ininterrotta. I lucani si sono resi conto che sono 2 anni che 7 giorni su 7 H24 prosegue l'attività di recupero del petrolio disperso. Questo potrebbe dare le dimensioni e la portata, la rilevanza dell'impatto sul territorio, con quali conseguenze per le prossime generazioni, con quali conseguenze per l'invasore Pertusini. Stamattina noi siamo qui, siamo solo dei cittadini, mentre chi è stato eletto per fare questo, perché la politica che cosa significa? Significa interessarsi del bene pubblico, ma questo non vuole essere un'accusa per questo o l'altro schieramento. Io sostanzialmente metto sul banco degli imputati tutti. Abbiamo una nuova giunta che ha fatto una campagna elettorale silenziando alcuni argomenti e altri e avendo addirittura la sputeratezza di dire che bisogna continuare a sfruttare il territorio lucano, come se non fosse stato sufficiente. Gente che, ricordo per tutti, ad esempio Irene Pivetti, con un attuale consigliere che non nomino, è inopportuno, è inutile, diciamo, più che inopportuno, che rilasciarono un'intervista all'uscita dal centro Oli un anno fa. Settembre del 2018, dichiarandosi entusiasti, soddisfatti, positivi. Noi invece non siamo né entusiasti, né soddisfatti, né positivi. Perché? Per le ragioni che ho detto prima, perché c'è ancora in essere un'attività di recupero. Quando li abbiamo sollecitati, questi ed altri, a parlare del disastro ambientale, è argomento off limits. Voi avete citato prima il ministro Costa. Noi avevamo detto nell'incontro riservato che abbiamo tenuto col ministro, quando è venuto a Pistì, ci ha chiesto di incontrarci, di non lasciarci soli, perché lo attaccammo anche venendo da ministro dell'ambiente. Il primo incontro che ha fatto è per parlare degli incendi boschivi. Non vorrei che la prossima volta verrà a parlare dei funghi porcini o del tartufo pregiato lucano. Se è da ministro dell'ambiente deve venire a parlare del petrolio. È passato un anno e noi non l'abbiamo visto. Osserviamo una torre con una fiamma sopra. Che cos'è questa struttura? Sulla carta è un sistema di sicurezza, nella realtà è un meccanismo di termodistruzione di tutta una serie di gas di scarico. Ci sarebbero le tecnologie per non fare il gas flaring, perché quella pratica è altamente dannosa per l'ambiente e per la salute anche delle persone che si dovessero trovare a vivere nelle vicinanze. Produce centinaia e centinaia di composti diversi, organici e non, idrocarburi non metanici, tanti prodotti anche cancerogeni, altamente tossici, e per una ragione di economia, di risparmio, come sempre, come in tutto, viene bruciato così tal quale. Tutto quel gas, dove c'è anche propano, butano, metano, potrebbe essere abbattuto termicamente, liquefatto, ed essere utilizzato anche per le loro lavorazioni e comunque non bruciato in atmosfera in questo modo, perché quello è un vero e proprio smaltimento di rifiuti gassosi, bruciati tal quale. Quindi le emissioni di questa torcia e insieme a tutte le emissioni che avvengono nel centro Oli qua alle spalle, perché questo è visibile, sia con gli occhi e spesso anche con l'olfatto. Il punto sono tutti gli altri punti di emissione, perché ufficialmente sono una dozzina da AIA, però nella realtà una struttura come questa, se la potessimo vedere con una camera termica all'infrarosso, in realtà potrebbe avere centinaia di punti di emissioni fuggitive o non convogliate, che è un aspetto di cui si parlava anche nella VIS del professor Bianchi. È stato fatto uno studio sia sui lavoratori che qua lavorano per ore in questi luoghi,
sia sulla popolazione, perché questa è anche un'area agricola, ci sono delle coltivazioni e quindi questi sì, impatti sulla popolazione qua intorno è conosciuta? Ci hanno fatto diversi studi, quello più completo e quello più all'avanguardia è, secondo molti, la VIS del professor Bianchi e di tutto il suo staff. È uno studio che è costato tanto, a 1.200.000 euro, è uno studio comunque parziale, infatti ha usato tutta una serie di modellistiche, di competenze, un'equipe di decine di persone, di ricercatori del CNR, che ha stabilito un'incidenza negativa pesante soprattutto sulla popolazione di sesso femminile, un aumento dell'ospedalizzazione e anche un eccesso di mortalità. Il punto qual è? È che sono stati fatti anche altri studi di tipo statistico più che epidemiologico, per tanto tempo sono stati anche nascosti e chiusi in un cassetto in una pennetta USB, non sono stati mai discussi veramente pubblicamente e soprattutto studi all'avanguardia come la VIS dello staff del professor Bianchi e del CNR di Pisa è stato praticamente chiuso nel cassetto. 1.200.000 euro spesi per uno studio che la regione non sta usando, che ARPAB non sta usando e che quindi ci chiediamo a questo punto, fatto per quale motivo? Per alzare la posta in sede di contrattazione delle ricadute economiche con Eni? Si fanno gli studi per ricattare anche l'inquinatore ed avere più posti di lavoro? Perché chiudere nel cassetto uno studio che neanche domani, finita la riforma dell'ARPAB, noi saremmo in grado di fare? Studio che poi non è stato proseguito, proprio perché è parziale, è uno studio che non tiene conto di diversi vettori contaminanti, come gli alimenti, come le falde e come i suoli, ma teneva conto solo dell'aria. Quindi, nonostante sia parziale, ha raggiunto delle conclusioni gravi. E oltre questo, nessuno qui ha avuto la dignità, la coscienza, ma neanche il rispetto delle leggi, di proseguire la VIS. La VIS è fondamentale, solo che abbiamo capito tutti perché la VIS non prosegue. Perché se la VIS proseguisse ci sarebbero ulteriori prove che obbligherebbero le autorità pubbliche a sospendere questo tipo di attività. O perlomeno a chiedere la giusta azione risarcitoria e perlomeno allontanare tutte queste strutture da zone abitate, ricche d'acqua e coltivate, ma questo non si potrebbe fare. Quindi alla fine l'unica conclusione più ovvia sarebbe interrompere immediatamente questa filiera.